sicuramente uno dei convegni più attuali, più importanti che ci lusinga come Camera di Commercio di poterlo ospitare all'interno, in considerazione appunto di quello che è l'oggetto del convegno. Cioè, noi ci troviamo di fronte agli argomenti che ormai non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo e mondiale se ne sta parlando, che è il cambiamento climatico, e dall'altra parte abbiamo poi la necessità di preservare i mitili, di preservare quelle che sono le risorse naturali. È un connubio che oggettivamente richiede molta attenzione. Questo convegno che oggi la Camera di Commercio fa all'interno della cittadella delle imprese dà sicuramente degli spunti anche ai tanti giovani, alla sensibilità del futuro su questi argomenti. Per cui ancora una volta si è presenti a sostegno delle imprese, delle aziende di Taranto. Voi sapete bene che il mare per Taranto rappresenta poi il punto di forza, essendo proprio la città per antonomasia che ha peraltro due mari, per cui è un argomento di grandissima importanza. È in atto un cambiamento climatico, ci sono già i primi segni e ci sono anche già i primi impatti sulla molluschicoltura in varie aree del Mediterraneo. Quello che ci si può purtroppo attendere è che questo impatto, principalmente legato all'aumento delle temperature, si intensificherà in futuro, raggiungendo l'aumento delle temperature dei limiti che possono porre veramente a rischio l'allevamento delle cozze o di altri molluschi secondo le pratiche con cui la conosciamo ora. L'idea nasce da un'esigenza, quella di dare una migliore e più aggiornata informazione sugli impatti dei cambiamenti climatici, perché paradossalmente la gente comune non ha una scarsa percezione delle conseguenze e dei danni cui si va incontro, ma i danni già qualcuno li subisce, sono i mitilicoltori per le ondate di calore e gli agricoltori per la siccità. E allora bisognerà pensare in futuro anche a un nuovo modo di fare mitilicoltura, per trovare modelli di resilienza per i mitili. Intanto la Michelagnoli, una fondazione marittima nata nell'89, che ormai è arrivata al quinto anno, che celebra a Taranto la Giornata Europea del Mare, una giornata che l'Unione Europea ha voluto dedicare a questa risorsa fondamentale del pianeta. Come nasce quest'anno? Abbiamo pensato, come facciamo anche gli altri, a un tema particolarmente caro a Taranto e ai tarantini, cioè la molluschicoltura. La molluschicoltura a Taranto che oggi sta avendo seri problemi di due natura. La prima natura è quella climatica, l'impatto ambientale, sarà proprio questo il tema del convegno, gli influssi degli impatti ambientali sulla molluschicoltura. L'altro aspetto qual è? L'aspetto di sinergia degli operatori, introduzione di nuove tecniche di coltivazione che siano rispettose sia dell'habitat marino ma soprattutto del prodotto, perché chiaramente quando a Mar Piccolo c'è una scaldata, come è successo in passato, di 32 gradi, i mitili, ahimè, nei loro gusci vanno a cuocere. Quindi miticoltori in grave difficoltà, spostare tutti gli allevamenti da Mar Piccolo al Mar Grande, insomma, immaginate il disagio e anche la ricaduta negativa sul tessuto economico della città. La molluschicoltura è sempre stata, nei secoli, lo diceva Plinio, tutti i grandi del Galeso, hanno parlato tutti, è stata sempre l'emblema di questa città. Noi vogliamo oggi ritornare a parlare in maniera coordinata con i nostri esperti, professori sia di biologia marina ma anche di impatti ambientali, proprio di quello che si può fare per migliorare questo nostro tesoro, questo patrimonio che non deve andare perso.